Eccoci ritornati insieme. Come promesso, abbiamo il nostro secondo ospite di oggi in videocollegamento dalla scuola Virgilio Salandra di Troia, il professor Mariano Laudisi. Buongiorno Mariano, ben trovato. Buongiorno Tony, grazie per questo spazio e per l'invito alla tua trasmissione. Grazie a te per la disponibilità. Siamo felici di accogliere te e il tuo bellissimo progetto che solo dal titolo mette gioia, mette felicità. Lo vediamo attraverso il logo dello stesso progetto che appunto si chiama Le Scuole della Felicità. Tu sei un professore, per cui quando parliamo di scuola sei nel tuo ambiente naturale. Ecco, prima ancora di parlarci del progetto, vorrei chiederti un tuo brevissimo profilo biografico. Grazie Tony. Allora, praticamente, come dicevi, sono un docente di italiano, insegno qui alla Virgilio Salandra in Troia. In questo momento sono nel laboratorio di informatica e praticamente prima hai fatto vedere il logo del nostro progetto e quindi ne approfitto per ringraziare la docente di arte che mi ha dato una mano nella costruzione di questo progetto e contestualmente ringrazio la mia dirigente scolastica per avermi concesso questo spazio e ovviamente tutti i dirigenti scolastici e tutti i docenti che sono il cuore di questo progetto. Oramai su tutto il territorio italiano siamo circa 30 istituti scolastici che hanno aderito a questa iniziativa. In più ci sono docenti che sono in attesa di approvazione, quindi è un progetto che sta sempre più crescendo e in cantiere ci sono delle bellissime novità che nel tempo andremo a svelare. Va bene, ci hai parlato poco di te però, sei entrato subito nel progetto. Se non vuoi svelare ulteriori dettagli sul tuo percorso, ti chiederei, ecco, come è nato e in che cosa consiste il progetto Le Scuole della Felicità. Però siccome abbiamo tempo, effettivamente io non mi brucerei subito la carta più importante. Sei un insegnante giovanissimo, ecco, ti chiederei da quanti anni insegni e qual è stato il percorso che ti ha portato a maturare poi il progetto di cui parleremo a breve. Certo, allora io sono in ruolo da 5 anni, però ho iniziato la gavetta praticamente da 10 anni, ho girato un po' nelle scuole del subappennino e appunto questa gavetta mi ha dato l'opportunità di toccare con mano alcune situazioni particolari. Soprattutto nel momento in cui ho fatto esperienza anche sul sostegno prima di entrare in ruolo sulla cattedra di italiano. E effettivamente dal 2019 che sono interessato al tema della felicità, sia per una questione didattica, quindi una questione scolastica, ma soprattutto per un qualcosa di mio, di personale, perché come a tutti può accadere, nella vita ci possono essere momenti particolari, momenti bui, e quindi andare alla ricerca di una felicità, cercare di migliorarsi, cercare di avere un benessere personale è un qualcosa che è necessario, è fondamentale nella vita. E quindi a proposito di felicità ho voluto approfondire questa tematica partendo da una curiosità. Mi sono accostato a quello che è il metodo danese perché l'UNESCO praticamente da anni assegna questo premio alla Danimarca. Ovviamente è un po' tutta la cultura scandinava che offre questo modello di felicità. Però mi sono concentrato appunto su questa nazione e mi sono reso conto che un po' quello che noi possiamo chiamare metodo danese, ma che poi in realtà è una vera e propria cultura di questo popolo, erano dei principi che diciamo confacevano a quella che era la mia persona e soprattutto ai metodi di insegnamento che io adottavo anche in maniera rudimentale nelle mie classi. Allora mi sono chiesto,
Perché non strutturare un progetto che si potesse calare nella struttura della scuola italiana? E francamente sono partito da una lettura laica dell'ama il prossimo tuo come te stesso, che poi è a fondamento della legge biblica. Ma soffermandomi soprattutto, Tony, sulla seconda parte, sul come te stesso. Perché spesso noi lo omettiamo, perché siamo sempre concentrati sul concetto di prossimo, quasi come se la cura del se stessi, il volersi bene, il dedicarsi dello spazio, fosse una forma di egoismo. Ma così non è. Infatti mi sono accorto appunto che nella cultura danese, questa cultura che è incentrata sul noi e non sull'io, sulla collaborazione e non su una competitività sfrenata, sull'essenziale, sulla cura del sé, sul dedicare delle ore al benessere personale, al dialogo pacifico, allo stare insieme con familiari, con colleghi, anche nel campo, nell'ambito scolastico, con alunni e docenti, in modo tranquillo, omettendo quelli che possono essere degli elementi di disturbo o degli elementi che vanno a turbare la tranquillità. Sì, quindi, perché, come dicevo, sì, perché effettivamente se ci pensiamo, no, passiamo praticamente tutta la nostra vita a contatto con gli altri, ma molte volte non valorizziamo l'incontro con gli altri, men che meno il confronto, per cui sono riflessioni assolutamente giuste quelle che fai. Sì, perché praticamente viviamo in una società molto, molto egocentrica, molto egoista, mentre, questo lo andremo poi in seguito anche ad analizzare, l'altro da sé, l'alterità, non solo ci arricchisce, ma ci dà la possibilità di vedere una realtà che da oggettiva diventa soggettiva sotto diversi punti di vista, e ci aiuta un po' a decentrare quello che è il nostro focus e a spostare e a interrompere spesso anche i nostri moduli negativi. Quindi l'altro da noi ci può essere veramente di grande aiuto, e quindi questa cultura danese che vede nel, per esempio a scuola nel gruppo classe o al lavoro il team come la prima forza per arrivare a obiettivo e per arrivare al successo. E come dicevi giustamente tu, per stare bene con gli altri però dobbiamo innanzitutto stare bene con noi stessi, per cui se vogliamo deve esserci questo equilibrio importantissimo tra la nostra serenità e felicità personale per poter poi garantire il nostro contributo alla felicità e serenità collettiva. Mariano, noi ci fermiamo soltanto qualche istante e poi ritorniamo per andare a vedere anche con qualche immagine quello che concretamente fai con il tuo progetto per appunto dare vita allo stesso. Quindi qualche istante di pubblicità, poi ritorniamo ancora insieme con te a parlare delle tue scuole della felicità. Riprendiamo il filo del discorso, da lì proprio, ripartendo proprio da lì dove ci eravamo fermati, facendovi anche vedere qualche immagine delle azioni concrete che il professor Mariano Laudisi con le sue scuole della felicità mette in atto. Quindi prego la regia di favorirci alcuni scatti che lo stesso prof ci ha inviato e Mariano di commentarli con noi. Sì, allora Tony, praticamente la vision di questa scuola, delle scuole della felicità, si basano su alcuni concetti, su alcuni comportamenti importanti
da avere nei confronti dell'alunno, come per esempio non identificarlo con il voto, valorizzarlo per il solo fatto che esiste, dare massima importanza alle sue emozioni, creare in lui un approccio positivo alla vita e soprattutto far venire fuori il suo potenziale. Ma per intraprendere un concetto e un percorso di felicità bisogna fare una distinzione importante. Perché questo preambolo è fondamentale. Noi oggi la parola felicità la sentiamo un po' ovunque, è un po' abusata come termine. E noi dobbiamo fare una distinzione netta tra quella che è una felicità edonica da quella che è una felicità eudemonica, perché la felicità edonica è un qualcosa di effimero che si brucia in breve tempo, mentre noi dobbiamo costruire quella che diceva Aristotele, una felicità eudemonica, cioè uno stile di vita che possa portare a un concetto e a una sensazione di felicità a prescindere da tutto, cioè a prescindere dalle circostanze. La mia linea guida è meglio sto e più so. E quindi questo rappresenterebbe un po' una rivoluzione copernicana, poiché al centro del processo educativo non ci sono solo più le competenze cognitive, ma bensì appunto le competenze non cognitive, quelle competenze che vanno a rafforzare il benessere del discente e successivamente vanno ad avvalorare e a dare un senso a quello che è il processo, a quello che è il processo cognitivo. Quindi con questa idea di progetto si passa sicuramente da una scuola delle conoscenze a quella delle competenze, ma il passo successivo è quello di passare alla scuola della vita. Cosa facciamo nel concreto, Tony? Allora, praticamente noi iniziamo con un riconoscimento delle emozioni da parte dei nostri alunni. E purtroppo c'è da dire, e questo soprattutto diciamo nel periodo della post-pandemia, dobbiamo purtroppo analizzare il dato che la maggior parte delle emozioni dei nostri ragazzi è sicuramente negativa. Come dice Seligman, il padre della psicologia positiva, ci troviamo di fronte a uno stile esplicativo completamente negativo. Cosa significa? Che i nostri ragazzi, ma questo un po' in generale tutti noi, abbiamo una visione e una lettura della realtà che è altamente negativa. Quindi che cosa si va a fare? Abbiamo di fronte a noi una realtà oggettiva che è filtrata dai nostri occhi, è filtrata dalle nostre credenze, la percepiamo e la sentiamo come negativa. Quindi il primo passaggio da fare è quello appunto di andare a conoscere questi nostri moduli negativi, a conoscere come funziona il concetto di impotenza appresa. Un'impotenza appresa che per esempio rapportata al mondo della scuola può essere così sintetizzata. Io faccio esperienza negativa in una interrogazione, per esempio in italiano mi imbatto in un'interrogazione non felice. Che cosa succede nella testa dell'alunno? Che questo giudizio negativo va a incidere e va a diventare personale, quindi io mi faccio una colpa del mio insuccesso, diviene poi pervasivo, cioè dall'italiano può andare a toccare altre discipline. Quindi se non sono stato bravo in italiano, figuriamoci se sarò bravo in matematica, in geometria, in scienze, e quindi comincia a diventare pervasiva. E può diventare poi permanente, cioè diventare un senso di impotenza in tutti i campi della vita. E purtroppo questo è un aspetto da evitare, è un aspetto molto pericoloso, poiché paradossalmente va a creare una sorta di zona di comfort nella mente dell'alunno, poiché per il principio di identità lui avrà bisogno sempre e comunque, paradossalmente, di andarsi a ritrovare, di andare a trovare la sua identità nella figura di ultimo. Allora, per imbastire un percorso serio, un percorso che si fondasse appunto su caratteristiche scientifiche, su dati certi, mi sono sia formato personalmente con la psicologia positiva, e quando parlo di psicologia positiva mi rifaccio a Seligman, il padre fondatore di questa disciplina, mi rifaccio a Schonegel, mi rifaccio anche al nostro conterraneo Mimmo Armiento, che se non sbaglio avete avuto ospite anche nelle vostre trasmissioni. E poi mi faccio aiutare da Gianfranco II, coach e direttore dell'area sud delle scuole di Roberto Re. Quindi
cerco di estrapolare le mie teorie e le pratiche del progetto delle scuole della felicità da quelli che sono le teorie e le pratiche della psicologia positiva e della PNL. Una volta una volta riconosciute queste emozioni negative, i moduli tossici e questo stile esplicativo negativo, si va a destrutturarlo per andare a creare un modulo positivo. Ma prima di creare un modulo positivo, come si arriva a questo? Cioè, bisogna far capire al discente che nel momento in cui io padroneggio perfettamente la mia sfera di controllo, divento quello che in gergo tecnico si chiama leader di se stessi. Infatti, la vita dell'uomo è composta da tre sfere. Una sfera di coinvolgimento, cioè una sfera che praticamente non riguarda assolutamente me, non posso farci nulla. Per esempio, se fuori piove, ci sono terremoti, ci sono guerre, non rientra nella mia sfera di controllo. C'è poi una sfera di influenza, che possono essere le persone. Io posso influenzare l'altro e l'altro può influenzare me, ma poi c'è una sfera totalmente in possesso mio, che è assolutamente nelle mie mani. Per possedere pienamente questa sfera di controllo, io devo andare ad incidere, devo insegnare ai miei ragazzi ad avere una padronanza nelle cinque aree della leadership personale, che sono la gestione delle emozioni, l'equilibrio psicofisico, la gestione del tempo e degli obiettivi, il rapporto con gli altri e l'abilità di comunicazione. Ecco, Mariano, ci stai facendo proprio una docenza universitaria, però abbiamo visto nelle foto che questi concetti così complessi poi vengono tradotti anche con grande semplicità. In una foto, per esempio, ho visto dei calzini appesi, ce la vuoi commentare? No, quella, la foto dei calzini praticamente fa parte della... attiene al tema della giornata dei calzini spaiati. Appunto, come dicevamo prima, l'alterità, la diversità è un caposaldo del nostro progetto, quindi è importante celebrare, come si vede nelle foto, dai vari lavori messi in atto dai vari istituti che aderiscono al progetto. È giusto celebrare, e attraverso anche l'attività ludica andare a focalizzare l'attenzione sull'importanza dell'alterità e sulla ricchezza appunto dell'alterità stessa. Ma i lavori, questi sono solamente delle foto, i lavori sono veramente, veramente tanti. Questa è una metodologia che praticamente vuole andare ad incarnare effettivamente quella che è la tanto decantata didattica personalizzata. Perché? Perché con la leadership personale, con la creazione di una leadership personale, Tony, noi cerchiamo di andare a incidere contemporaneamente su quelle che sono le tre fasce che, a mio avviso, è divisa, su cui è divisa la classe. Praticamente, in grosso modo, l'ambiente classe si divide nella fascia dei leader, la fascia della pancia e la fascia della coda. I leader sono coloro che hanno delle spiccate capacità. La pancia è quella, è la maggior parte degli alunni che purtroppo ancora non sa dove andare, non ha sviluppato una propria identità personale, e invece la coda, questa è la parte più fragile, è quella parte di alunni che spesso vive appunto quella impotenza appresa a cui facevamo riferimento prima, e che purtroppo spesso è portata ad abbandonare anche la scuola in maniera prematura. Quindi anche per questo è importante quello che stai dicendo, perché solo se sappiamo conoscere, riconoscere e valorizzare le diversità, poi saremo in grado di recuperare anche quella coda di cui tu ci stai parlando. Assolutamente, lì bisogna intervenire ed intervenire con urgenza, perché facevo prima riferimento ai dati che rinvengono dal periodo della post-pandemia, addirittura siamo oltre il 30% in fascia pediatrica che soffre di disturbi depressivi e fa uso di psicofarmaci. Quindi la situazione non è più procrastinabile, quella che era inizialmente un'idea progettuale, a mio avviso, è diventata un'emergenza. Un'emergenza perché
noi dobbiamo arrivare a degli obiettivi ben precisi. Noi abbiamo la necessità in primis di evitare quella che appunto Silgman parla come la futura pandemia, che non è dovuta assolutamente a un virus, ma è appunto la depressione. Una depressione che già negli Stati Uniti ha dei numeri impressionanti, è un qualcosa che cavalca in maniera inesorabile. E ovviamente i riflessi e alcuni dati similari si hanno anche nella nostra nazione o nella nostra Europa, appunto soprattutto a seguito della fase pandemica che ci ha fatto scoprire tutti più deboli, tutti più fragili e ci ha messo un po' con le spalle al muro, ci ha messo un po' a nudo. E in questo periodo in cui siamo stati isolati, siamo stati costretti all'isolamento, siamo stati costretti anche tante volte a sentire il grido di dolore che tante volte nella normalità era celato dal turbinio delle attività quotidiane, nel momento in cui siamo stati costretti a fermarci, allora queste voci un po' si sono fatte sentire e ci hanno colto impreparati. Quindi noi, come Scuole della Felicità, a mio avviso, abbiamo l'obbligo di andare un po' a rivedere tutto il processo educativo, dando veramente centralità all'alunno, che diviene il centro e il fine ultimo di questo processo. Non possiamo più solamente basarci sulle conoscenze, che per carità sono importantissime, sono alla base del processo cognitivo, ma come dice Anthony Robbins, che praticamente è il mental coach più importante al mondo, noi possiamo avere i migliori risultati, possiamo essere gli influencer più bravi, possiamo essere anche le persone più ricche, ma nel momento in cui non sappiamo gestire le nostre emozioni, prima o poi faremo i conti con la nostra vita. E nei suoi speech, nelle sue lezioni, ovviamente riporta quelli che sono gli esempi di personaggi della TV, personaggi dello spettacolo, personaggi dello sport, del business, che sono arrivati al top della loro carriera, ma poi si sono rifugiati in droga, in alcol o addirittura hanno fatto delle scelte estreme. Noi tutto questo lo dobbiamo assolutamente eliminare, dobbiamo, come dice Davenia, insegnare ai nostri alunni non a cosa faranno da grande, ma a cosa faranno di grande. Abbiamo l'obbligo di educare i nostri alunni alla vocazione, perché dobbiamo dar loro un senso, ridare loro un senso del perché svegliarsi la mattina, del perché impegnare la propria giornata. Non si può più navigare a vista, non si può più inseguire una felicità nel senso di edonismo che si brucia nell'attimo e poi va assolutamente ricaricato, va di nuovo ricalibrato l'obiettivo alzando l'asticella. Va bene, Mariano, sei un fiume in piena, io devo però porre un argine a questo impeto, perché ovviamente... Volevo, Tony, solamente se possibile farti vedere, io ho qui la scatola della felicità. Di solito con i ragazzi imbuchiamo le nostre necessità qui, no? Ogni settimana, ogni mese andiamo a vedere quali sono le necessità, però questa volta non ho voluto conservare i loro bigliettini, ma ho voluto portare con me due strumenti, che sono gli strumenti dei docenti della felicità. Uno dovrebbe essere questo, un fonendoscopio con il quale noi dobbiamo imparare ad ascoltare il cuore dei nostri alunni. E poi dobbiamo diventare un po' come questo gufetto. Il gufo è quell'animale che vede nell'oscurità e noi dobbiamo essere bravi a scrutare l'oscurità, la selva oscura dei nostri ragazzi, per dir loro che all'interno di quel buio c'è sempre una luce e abbiamo l'obbligo di incentivare e di incoraggiare i nostri alunni affinché non siano solamente dei bravi scolari, ma diventino uomini e donne resilienti e in grado di impattare con una vita e con un mondo che è in continuo cambiamento. Grazie Mariano. Per quanti volessero imparare la felicità, il professor Laudisi lo potete trovare anche su internet al sito www.lescuoledellafelicita.it e noi ti ringraziamo. O sui social. Ti ringrazio su tutti i canali social, ovviamente, oggi è quasi scontato. E noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi a condividere questi concetti così importanti che condensi
nel tuo progetto Le Scuole di Felicità e ti diamo appuntamento tra qualche tempo per fare il punto del lavoro svolto quest'anno. Grazie Tony, un saluto a tutti i telespettatori e anche a tutti i collaboratori del progetto delle Scuole della Felicità.